Devo ammetterlo, non mi aspettavo tutto ciò che è successo nelle ultime ore, non me lo aspettavo. E sento a questo punto, prima di iniziare col video vero e proprio, il bisogno di ringraziarvi. Devo ringraziarvi dal profondo del mio cuore poiché non me l'aspettavo, ma mi avete dimostrato un supporto all'interno del video in cui vi parlavo, ovviamente del ban che ha subito il mio vecchio account a questo punto, e della volontà di voler ricominciare quindi con un nuovo account di Legends e con la serie di Dragon Ball Legends praticamente da zero. Dicevo, devo ringraziarvi poiché ho riscontrato un supporto da parte vostra pazzesco. Mi sono davvero sentito come inondato da parte del vostro affetto, del vostro calore. È stato un qualcosa di stupendo. E non me lo aspettavo soprattutto per quanto riguarda un video, un contenuto legato a Dragon Ball Legends, poiché è uno dei giochi che non va sempre bene qui sul canale, dipende un po' dal contenuto, però caspita, mi sono reso conto che tante persone sono interessate e soprattutto vorrei a questo punto che dimostraste questo vostro interesse riguardo il gioco e riguardo soprattutto la mia serie di Dragon Ball Legends, supportando ogni singolo video. Anche lasciare un like, anche lasciare giusto un commentino con scritto ciao, e ora potete anche scrivermi qui tranquillamente qui sotto ciao volendo. A me fa da un lato piacere e soprattutto mi aiuta ad instaurare un dialogo con voi, anche il semplice davvero scrivervi un ciao anche da parte mia a voi. Ovviamente tempo permettendo e cercando di stare dietro a qualsiasi messaggio che comunque leggo in qualsiasi caso, anche se molto spesso non riesco a rispondere a tutti. Però anche quello mi farebbe tanto tanto piacere, come mi ha fatto tantissimo piacere, vi ripeto, che vi siate esposti insieme a me, dimostrandomi per l'appunto il vostro supporto, il vostro affetto. Vi ringrazio. Quindi, detto ciò, allora, ecco, prima di andare a vedere ancora l'account, fermi tutti, devo mostrarvi un attimino anche una cosa, poiché oltre alla dimostrazione d'affetto che ho ricevuto all'interno del video di ieri, una delle cose che mi avete domandato di più in assoluto è: a parte il Blazzy, facci vedere l'account, eccetera. Blazzy, ma come si ottengono le sfere del drago? Come si fa la Dragon Ball Hunt? Allora, come si ottengono le sfere? Praticamente, cosa è che dovete fare? Dovete aggiungere un amico, cioè praticamente dovete essere amico di qualcuno su Dragon Ball Legends e dovete far sì che questo vostro amico, all'interno del suo account, clicchi su Get Code, faccia apparire questa schermata. Faccia uno screen a questa schermata e ve la invii. E voi cos'è che dovete fare? Però attenzione, dovete sempre essere amico con l'account che vi ha creato questo codice. Voi dovete andare qui su Scan. Ovviamente io qui ho già raggiunto il limite, andate su Scan e fate praticamente una fotografia a questo codice. Attenzione perché questi codici durano solo 5 minuti, quindi se vi mettete d'accordo con un amico e gli dite: oh, mi passi il codice che oggi devo fare la Dragon Ball Hunt? Bene, lui dal momento in cui genererà quel codice e ve lo invierà durerà soltanto per 5 minuti, quindi voi all'interno dell'arco di quei 5 minuti dovete prendere quel codice, scannerizzarlo e quindi ottenete la vostra ricompensa. Ricompensa che l'avrete visto sicuramente. Va praticamente dalle 7 sfere del drago a 100, 200 o 300 Chrono Crystals. Le ricompense sono tutte ottenibili, vanno praticamente consumate. Quindi, come potete vedere, ho ottenuto 3 Chrono Crystals da 100, quindi 3 set di Chrono Crystals da 100. Me ne mancano altri 2. Dopo che avrò finito praticamente questo set, non potrò più ottenerle. Praticamente, se ottenete tutte le Chrono Crystals, potete ottenere potenzialmente 1000 Chrono Crystals a quanto pare. In più, ottenendo tutte le sfere del drago, potete esaudire i desideri del Dragon Sharon, di cui vi consiglio sinceramente di scegliere il desiderio che vi dà 1000 Chrono Crystals. Credo che sia il migliore in assoluto. Poi vabbè, scegliete voi in base a ciò che vi serve. Comunque, signori, siamo arrivati al momento fatidico. Andiamo a vedere immediatamente come è nato questo reroll e quindi cosa possiede all'interno del mio account. Tra l'altro lì devo completare le adventure, poiché ecco la. Eh no, però così si vede, datemi un attimo. Allora, vi dicevo, la parte più tosta del ripartire con un account è proprio il farming legato a tutte le souls, a tutti, agli zeni e tutto il resto. Però l'anniversario è
praticamente il momento ideale. Cioè, allora, davvero sarei andato, non dico in depressione, ma quasi se mi avessero bannato l'account fuori anniversario. Perché? Perché lì davvero avrei dovuto aspettare tanto tempo per dover rirollare e quindi avrei davvero... sarebbe uscita una serie fuori di Dragon Ball Legends come continuo un attimino penosa. Invece qui con l'anniversario ci è stata data comunque la possibilità e mi è stata data la possibilità di fare un reroll su praticamente delle batch anniversario, su un duo all'anniversario. Ed allo stesso tempo ci sono anche varie agevolazioni, tipo la metà del tempo per le adventure, exp triplicata, zeni quintuplicati, se non vado errato adesso non ricordo. Comunque andiamo a vedere la character list. Partiamo in realtà dai personaggi rossi. Come potete vedere qui non spicca nessuno, ma... ah, vabbè, come Sparking in realtà spicca soltanto volendo, a parte il Vegeta free to play, spicca Zamasu 3 stelle, va bene, ci sta. Ma spiccano secondo me le Extreme, poiché abbiamo Whis 2 stelle, B-Pan 1 stella e Fash 1 stella, sicuramente molto interessante. Abbiamo anche quel Tien che è carino come Extreme. Insomma, su tutti però secondo me spicca fra i Red proprio lui, il carissimo Whis, che è un ottimo buffer, è un ottimo personaggio in realtà proprio per il Gold Key, addirittura gioca nella lineup principale a quanto pare. Andiamo poi a vedere per quanto riguarda i Yellow, boom! Secondo me, per quanto riguarda i Yellow, non spicca praticamente nessuno a livello di Sparking vera e propria, ma spicca volendo la Bulma Extreme, che è carina, il nuovo Janemba Extreme, va bene, che stranamente mi pare che busta i green. Vediamo un attimo, sì, busta i green, questa è una cosa che devo capire per bene, non me la sono letta la carta, ecco. Spicca sicuramente... nessun altro, dai, diciamo che nessuno spicca davvero qui all'interno dei gialli. Andiamo a vedere i purple, signori, qui purtroppo devo già farlo, perché devo comunque seguire, sì, devo seguire quest'ordine, quindi signori, boom. Lo so, spiccano due su tutti, ma spicca sicuramente lui. Spicca Super Vegito, ho rerollato praticamente per lui. Volevo partire con un account ben fornito e con Veget. Signori, incredibile, incredibile. Di tutti i reroll che ho fatto, questo qui è stato l'unico in cui mi è uscito Veget. In tutti gli altri, e ne ho fatti tanti, credetemi, non mi è mai uscito. Mi sono sempre usciti entrambi Super Saiyan Blue. Addirittura in uno, i due Super Saiyan Blue, Buan e Golden. Praticamente tutti, tranne Veget. In questo qui, nell'unico in cui mi è uscito Veget, praticamente alla primissima multi da 500 Chrono Crystals, addirittura me ne sono usciti 3, l'ho portato a 4 stelle, 4. Quindi mi è uscito uno nella prima multi da 500, un altro se non sbaglio sempre all'interno di un'altra multi e un altro da un ticket. Quindi praticamente ho fatto in totale il reroll da, non mi ricordo, erano 2005 Chrono Crystals in più, tramite le crono del transfer, tramite le crono farmate dalla storia, tramite tutto il resto, sono riuscito a fare anche delle altre pull. E signori, abbiamo anche Vegeta 3 stelle, è uscito se non sbaglio in due multi consecutivi o tutti e due praticamente nella stessa multi. Tanta robetta anche Vegeta. Abbiamo anche quel Tarless, che non è male sicuramente. Per quanto riguarda l'Extreme, nulla da segnalare, a parte quella C18 che sapete che a me piace tanto, soprattutto in team Android, ma non avendo chissà quali Android qui, purtroppo non è giocabilissima. Andiamo poi a vedere i green. Spiccano sicuramente Buan 3 stelle, l'avete visto lì prima, però non sapeva delle stelle. Sì, ne ho trovati due, quindi 3 stelle. E anche Golden Freezer 3 stelle, quindi altro personaggio che ho trovato in doppia copia all'interno di questo reroll. Per quanto riguarda l'Extreme, mi sembra che non spicchi realmente nessuno. No, non spicca nessuno. Signori, passiamo all'ultimo. Ed abbiamo all'interno dei blu, incredibile ma vero, Goku Super Saiyan Blue, che è stato quello lì che si è fatto attendere più di tutti. Più di tutti era... Allora, io avevo completato praticamente il mio reroll senza farmare, tra virgolette, una parte di storia, con tutti, quindi Veget 4 stelle, Vegeta 3 stelle e tutto il resto,
tranne Goku. Goku non l'avevo minimamente trovato. Vado a farmi una multi. Signori, ne trovo due di fila, cioè uno dopo l'altro nella stessa multi. Non so, forse ci ho ancora salvato lo screen, ve lo faccio vedere a schermo magari. Trovo due Goku nella stessa multi e lo porto 3 stelle. Tanta tanta roba. E nel frattempo sono riuscito comunque a trovare anche fra le Free Summon, Legends Showdown. No, Legends Showdown non ho trovato nulla, anche perché sto facendo solo le singolette giornaliere. Comunque nel mentre ho trovato anche Broly Blue, che non ci serve a nulla. Goku Kaioken, carino. Bardock sicuramente interessante come personaggio, anche con Veget. Darbula, vabbè. Slug, che non possedevo addirittura nel mio account precedente, qui l'ho trovato. E come Extreme spicca sicuramente Evil Blue Purple, molto molto interessante come personaggio. Quindi questo qui, attenzione, ecco qui, è il mio box totale, almeno a livello di sparking. Ecco qui, queste sono le sparking che possiedo all'interno di questo reroll. Quindi abbiamo praticamente tutte e due le bacce del dual anniversario a 3 stelle almeno, con Veget addirittura a 4 stelle. Cioè praticamente il personaggio più raro in assoluto è quello che ho trovato di più, a 4 stelle. Clamorosa sta roba. Quindi partiamo secondo me davvero alla grandissima. E dovrebbero regalare anche a giorni, cioè anzi dovrebbero partire proprio oggi le special mission che daranno ulteriori 1000 Chrono Crystals e dei Summon Ticket. Purtroppo non so se li spenderò, poiché adesso praticamente, come giusto che sia, ho soltanto un ticket da una parte e uno dall'altra e non sono intenzionato a continuare, però insomma staremo a vedere. Qui sto mettendo da parte un pochino di roba perché ce l'andremo a spacchettare. E signori, prima di chiudere qui il video, volevo giusto provare insieme a voi questa battaglia della Rising Battle di Veget Base Form col nostro carissimo Super Vegito. Ovviamente non sul boostato, quindi vedrete in realtà dei danni non veritieri, poiché il personaggio è l'unico che possiede al 3000, però non è ancora sul boostato al 598%, sto man mano andando di soul boost. Tra l'altro ho visto che hanno praticamente rivisto delle meccaniche del PvP e del combattimento, quindi non so nemmeno se sto giocando tra virgolette bene. Personaggio devastante questo qui, per quanto poco posso averlo provato, non nel PvP perché alla fine non l'ho quasi minimamente provato, però per quanto poco posso averlo provato all'interno della modalità offline, credetemi, rispetto ai Super Saiyan Blue, anche mettendoli allo stesso livello, lui è devastante come personaggio, è un qualcosa di davvero clamoroso. Davvero un personaggio così forte non lo avevo mai visto, è una roba tremenda. Credo che ci sia a questo punto un power creep esagerato, e signori, godete con me. Clamoroso a dir poco. Bellissima l'animazione, cioè la legendary finish di Veget è la roba più bella che abbia mai visto all'interno di questo gioco, probabilmente seconda soltanto alla Ultimate di Goku Blue. Signori, quindi questo qui è il mio nuovo ed è il nostro nuovo account per questa serie. Ovviamente account che non vedrà minimamente alcuna Chrono Crystal shoppata tramite reselling. Vedrà soltanto free to play farming e vedrà di tanto in tanto offertine da 1000 Chrono Crystals ad 8 euro. Per il resto non vedrà nient'altro. Quindi signori, a questo punto, tanti mi piace se vi piace questo nuovo inizio di serie su Dragon Ball Legends. E insomma, se vi piace questo account come inizio, ovviamente mancano personaggi quali Gogeta Blu, Broly Viola, Gohan Rosso, caspita, Goten Viola, però sono sicuro che col tempo almeno una parte di questi personaggi sicuramente torneranno in un mio account. Poi insomma, staremo a vedere. Quindi mi piace, mi raccomando, se siete carichi anche voi come me, commenti, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, condividete questo video e noi ci diamo appuntamento, come al solito, ad un prossimo video.